Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Occhio Oltre la Cronaca. Due settimane fa ci eravamo lasciati con un viaggio in cui avevamo provato a sviscerare l'ordinanza del Tribunale di Teramo con la quale di fatto si è sancito il sequestro del Palazzo del Delfico in Piazza Dante. Avevamo ricostruito insieme le premesse di quell'ordinanza, le date di quell'ordinanza, avevamo ricordato i passaggi che avevano portato la provincia a fornire al CTA, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato, incaricato come consulente della Procura, lo studio di vulnerabilità sismica del 2016 e la verifica statica del 2019, perché la relazione in base alla quale la Procura chiede e ottiene poi in appello il sequestro si basa sulla sola documentazione fornita dall'ente proprietario del Delfico, ossia la provincia di Teramo. Quel viaggio era partito da una data in particolare, la data era il giovedì, il 3 ottobre alle 13:30, quando si verifica un vero e proprio tsunami per un'intera comunità scolastica. Dal 3 ottobre 2024, domenica prossima, sarà trascorso esattamente un mese. Questa sera vogliamo raccontare questo primo mese con la voce di chi se l'è visto sequestrare il Palazzo del Delfico in Piazza Dante. Quindi ascolteremo la voce del presidente della provincia di Teramo e sarà un viaggio on the road tra spazi transennati chiusi e lavori tuttora in corso, tra enti che a quanto pare collaborano troppo poco e qualche personalismo politico di troppo. Quel che è certo è che nel mezzo, in questa vicenda, da un mese, chi sta pagando lo scotto più grande sono proprio gli studenti. Presidente Camillo D'Angelo, stiamo percorrendo la strada che ci porta dalla provincia di Teramo al Palazzo del Delfico. 3 ottobre 2024 ha segnato uno spartiacque. Lei come se lo ricorda quel pomeriggio? Ma per me è stato un pomeriggio particolare, perché stavo con la Protezione Civile a fare dei sopralluoghi conclusivi, neanche a farlo apposta, per l'emergenza abitativa a Valle Castellana. Era venuta una commissione della Protezione Civile, stavamo discutendo delle modalità con le quali avevamo deciso di stabilire, stabilizzare e quindi realizzare i moduli provvisori abitativi, e neanche a farla apposta, nelle fasi conclusive della relazione, arriva la chiamata per la quale mi dicono di recarmi in provincia perché mi stava aspettando i carabinieri della Polizia Giudiziaria e della Procura per notificarmi l'atto di sequestro. E lei cosa ha pensato? Ma lì per lì, siccome quella mattinata poi neanche a farla apposta era iniziata proprio con il comandante dei carabinieri, pensavo fosse quasi una battuta, in realtà invece poi si è rivelata la verità. Era un'ipotesi che era stata ventilata, tra l'altro per un sopralluogo, pare sia stato fatto da questo comitato, ma mai avremmo immaginato. Perché dice pare, Presidente? Pare perché non, da quello che mi riferiscono, non essendoci stato né io né i dirigenti della provincia, quindi solamente le dirigenti scolastiche, pare questi siano arrivati a scuola senza qualificarsi troppo come ispezione, quindi non abbiamo in realtà capito qual era il loro obiettivo e il motivo per il quale erano arrivati al liceo Delfico, ma mai avremmo pensato, essendo la scuola con uno degli indici di più alto valore, che potesse essere sequestrata. Ecco, lo 0,46, e lo diciamo, lo ripetiamo, il palazzo che ospita il convitto nazionale e i ragazzi del liceo ha uno degli indici più alti tra tutti gli edifici scolastici, non solo della provincia di Teramo, ma anche del comune di Teramo, questo lo dobbiamo ricordare. Sì.
questo... anche un indice più alto della prefettura, lo possiamo dire? Allora, questo in realtà non giustifica il fatto che possa mantenersi, comunque ritenersi come scuola sicura, perché l'indice minimo è 0,6. Quindi sotto questo valore è necessario iniziare i lavori di adeguamento sismico. Più che altro erano già stati pianificati e stanziati delle somme, non solo a questo istituto, ma a tutte le scuole della provincia, di ordine e grado, quindi secondario e primario. Lei è anche un tecnico, Presidente. Allora, così lo spiego meglio. Sì. C'è la deroga per la quale si può mantenere aperto un edificio, che vengano pianificati dei lavori. Quindi un impegno di programmazione che ricade su l'ente proprietario dell'edificio. Esattamente. E infatti in questa ordinanza di sequestro, Presidente, viene contestato l'articolo 677 del Codice Penale, che è di fatto poi una sanzione amministrativa in capo, in questo caso alla provincia. Sì, su questo sequestro si è entrati, a mio avviso, troppo nel merito tecnico, nel senso che quando vengono stanziate delle somme, l'attività che un'amministrazione deve svolgere è quella di avviare immediatamente i lavori. Sono arrivato qui un anno fa, queste somme già c'erano, per scelta non dovuta, diciamo, alla mia volontà amministrativa, le somme sono state delegate in Invitalia, la quale aveva già fatto una gara. La gara, le gare in realtà diverse, una per i tecnici, l'altra per le imprese. Noi abbiamo attivato tutte le gare, però tutti i servizi, fatta eccezione per una richiesta di rimodulazione del polo San Marino, che comunque non avrebbe arrestato questa esecuzione, perché avevamo già spiegato in diverse riunioni al commissario di poter fare gli interventi in due lotti. Il primo, quello sull'area dell'ex, diciamo, dell'Ipsia, e l'altra, una volta finita questa prima opera, sulla zona Itis Alessandrini e Einstein. Ora voi volevate comunque sempre andare avanti con quelli che erano i 20.760.000 euro per il Delfico. Noi non abbiamo mai arrestato. Non c'è stato un ritardo? No, non abbiamo mai arrestato questo e altri interventi. L'unico arresto nasce, in realtà sosta, nasce per la zona del Ipsia Marino e quella dell'Alessandrini. Perché ci si è impiegato un anno per fare allora l'ODA? Perché questo ordine d'acquisto di Invitalia da parte vostra, con richiesta di autorizzazione al subcommissario dell'OSR, è arrivata l'11 ottobre, 10 giorni dopo il sequestro? Proprio perché noi avevamo fatto una scaletta, cioè il dirigente aveva fatto una scaletta dicendo... La scala di priorità? Più che di priorità, di esecuzione. Il dirigente, giustamente, ma è luogo comune, è facile anche da comprendere, non è possibile far partire i cantieri su tutte le scuole di questa provincia, perché far partire i lavori su una scuola significa sgomberare dagli alunni, quella scuola dagli alunni e dalle attività didattiche, e quindi chiuderla e fare una scuola altrove. Se facessimo partire tutte le ODA contemporaneamente, siccome hanno un tempo cadenzato preciso, significa sgomberare tutte le scuole di Teramo. E questo pressoché è irrealizzabile. Quindi avevamo scelto di iniziare dal Delfico Montauti, dalla scuola del liceo artistico, chiamato così notoriamente, però ci siamo fermati quando la nostra scuola Jolly, che è il Forti, veniva occupata da un altro istituto. E poi non questo della provincia. Lo vedremo entrando con le nostre telecamere nel Forti, Presidente. Ma torniamo a quel pomeriggio. Quando lei ha sentito sequestro, anzi ha visto la notifica del provvedimento, cioè, ma lei ci ha creduto? Allora, innanzitutto non ne conoscevo le motivazioni. Le motivazioni, poi avendo letto sia la relazione di questo comitato tecnico, sia l'ordinanza del collegio di giudici che in appello avevano decretato e quindi convalidato il sequestro, ho avuto le idee più chiare. Ci siamo mossi lo stesso pomeriggio per fare due cose contemporaneamente. La prima intanto era trovare una soluzione provvisoria per le aule, quindi ci siamo attivati lo stesso pomeriggio a fare i lavori nella zona del Pascal Forti, ma abbiamo chiamato dei tecnici e dei legali che potessero attivare le azioni per il dissequestro, sia per capire se era possibile rientrare nel brevissimo termine al liceo, sia per comunque rientrarci per fare le opere che erano necessarie. Due sono state le strade, la prima è andata avanti e tuttora in corso con i lavori. La seconda è quella di carattere tecnico-legale. Ci siamo concentrati con tecnici e legali non di secondario ordine, non perché, diciamo, un tecnico o un legale fosse meno importante di un altro, ma con coloro che hanno già esperienza di questo tipo. Ad esempio, i tecnici che si stanno occupando di queste perizie sono gli stessi che hanno coordinato
le operazioni sul ponte Morandi di Genova e per tantissimi altri crolli in società Autostrade, così come legali, un noto legale della città ed altri avvocato Lettieri, esatto, di Roma, si stanno occupando di capire se ci sono le condizioni sia per sequestrare immediatamente e come poter entrare nel migliore dei modi in questa scuola. Lei ha chiaramente detto nei giorni successivi, quando ci rendiamo conto che c'era addosso una pressione spaventosa, come è giusto che fosse, da parte delle famiglie, perché da un lato c'era bisogno di comprendere, c'è ancora bisogno di comprendere come mai uno dei palazzi simbolo della cultura scolastica a Teramo sia inaccessibile, e davvero stare qui davanti non so lei che effetto fa. Innanzitutto per me c'è un legame personale forte, sia perché sono stato 5 anni in questa scuola come studente e poi come insegnante per 2 volte, quindi ho un legame affettivo personale di non poco conto, ma soprattutto mi sono preoccupato del fatto che molti, anzi tutti e spesso anche politici diciamo noti, hanno dato per scontato che questa scuola potesse essere dissequestrata. Perché tutti, secondo lei? Perché hanno cavalcato l'onda politica, hanno cavalcato il populismo, hanno strumentalizzato, cioè tutti vogliono, compreso noi, perché per noi il primo problema è non avere questa scuola, tutti vogliono tornare a rientrare nel possesso di questa scuola, ma la provincia deve ragionare anche nel caso in cui questo non accada, cioè se dovesse andare male il ricorso in Cassazione e verso il PM, non possiamo poi rimanere tra 4 mesi fermi davanti a queste transenne, dobbiamo avere già la soluzione alternativa, cioè il famoso piano B. Quindi le nostre attività non sono esclusive, sono parallele e integrative l'una con l'altra. Da una parte la prima, quella di primo ordine, l'istanza di sequestro su tutti i campi giuridici possibili, cioè il ricorso in Cassazione e però ci vorranno verso dei mesi il procuratore. Perché insomma la Corte risponda, in Cassazione, no? Si esprima. Esatto. Sono diciamo non perentori di 30 giorni, comunque mediamente di 7-8 mesi, mediamente, quindi potrebbero essere di 12, quindi ciò significa dice, ottobre 2025, e verso il PM con una relazione concreta. Questa che, di cui lei parla, Presidente, è la famosa istanza di revoca del sequestro del Delphi, con un'istanza di revoca su cui non ci sono dei termini perentori. Voi potreste teoricamente reiterare questa istanza fino a quando non dovesse essere concessa e tutte le volte integrarla, dimostrando che c'è tutta la volontà come ente proprietario di mettere mano a quella famosa programmazione, quei lavori che devono esserci sul Delfico per arrivare all'adeguamento sismico che è imposto dalla legge, dalla certo. normativa. L'istanza di revoca viaggia con tempistiche differenti, per questo voi avete una controperizia su cui i vostri tecnici stanno lavorando esatto. assiduamente, da prima ancora dell'incarico ufficiale. Allora, che tempi vi siete dati? Noi siamo al lavoro continuamente con le perizie e con i tecnici, un team molto corposo, ne citavo alcuno, ma anche altri. Stiamo lavorando per fare le cose per bene, cioè per presentare una perizia che non sia solo una inattaccabile. Ma che non sia solo diciamo un esempio di volerla fare per tanto segno per. Di esatto, di diciamo di rivalsa verso la città, ma vogliamo che questa perizia sia concreta, forte, ma soprattutto guardi agli alunni, agli insegnanti, a coloro che sono i collaboratori scolastici e che garantisca loro la sicurezza su questo istituto. La sicurezza significa che siamo certi che questo istituto sia sicuro, perché se è stato sequestrato da un comitato di 5 ingegneri e un geologo e ha portato questo diciamo quaterna di giudici a convalidare il sequestro, evidentemente ci sono delle motivazioni e noi vogliamo andare al di sopra di ogni dubbio a contestarle, a controbattere, a far valere le nostre. Quindi su questo vogliamo essere molto fermi, molto precisi, non superficiali, ma la nostra attività, ripeto, è quella di riprendere il Delfico nella sicurezza e nel più breve tempo possibile. Quindi Presidente, mi scusi, ma la soluzione del Delfico e il Delfico non è esattamente così, lo possiamo dire? Ma
la soluzione, come abbiamo sentito innanzitutto, ripetere la soluzione, anche dal l'unica sindaco di soluzione al Delfico è fare i lavori al Delfico per renderlo sicuro. Questo poi significa averlo, poterci tornare se possibile, pianificare i lavori e restituirlo alla città sicuro. Ma qualora arrivasse e disse questo, lei li farebbe tornare i ragazzi o preferirebbe iniziare allora quello che questa ordinanza di fatto ha accelerato, cioè far partire i lavori così come dovuto su questo palazzo? Allora, compatibilmente con i tempi tecnici condivisi con le dirigenti, senz'altro, perché se ci sono le condizioni per poter entrare, noi faremo di tutto per farlo. È vero che il commissario ci ha dato un cronoprogramma preciso da rispettare in maniera perentoria. Per i lavori. Cioè, la progettazione deve durare, dice il commissario, cadenzando tutte le fasi, 180 giorni, quindi attivandola a ottobre significa che la chiusura arriverà a aprile, e i lavori, benché, poiché la gara è stata espletata per l'impresa, devono partire immediatamente dopo. Sovrintendenza permettendo? Certo, la sovrintendenza, come perché questo, tutti lo ricordiamo, enti, Presidente, è un palazzo vincolato. Tant'è vero che l'adeguamento sismico deve arrivare allo 0,80 e non all'1. Esatto, un palazzo del 1934, abbiamo fatto neanche a farlo apposta il 23 settembre di quest'anno. Si è festeggiato il 90°. Ricordiamo l'architetto Pilotti, grande progettista, un'opera che è unica in Abruzzo tra gli edifici più grandi, quindi noi vogliamo mantenerla tale non solo nella sua forma ma anche nel contenuto e nella sostanza. Quindi quello che cerchiamo di fare è garantire ai ragazzi la prosecuzione dell'anno scolastico nel Delfico, ma se l'inizio dei lavori dovesse arrivare prima o durante il dissequestro, è chiaro che inizieremo a fare i lavori. Nel frattempo non possiamo farci trovare impreparati, quindi dobbiamo avere un'alternativa al Delfico. La nostra idea partiva da un altro edificio, quindi la pianificazione è stata purtroppo cambiata per questo evento imprevedibile. Ma purtroppo per fortuna, Presidente, perché poi quando si accusa un ente proprietario di essere un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le procedure in chiave di sicurezza di un edificio che ospita studenti, e ci si sente sempre in difetto, no? Ma non, diciamo, purtroppo, perché quando si fa una pianificazione si pensa di percorrere un determinato, una strada già pianificata, poi per fortuna lo possiamo dire solo in virtù del fatto che magari questo può rappresentare una velocizzazione. Questi termini, sì. Che come risoluzione non è malvagia, perché di fatto, facendo un'analisi, anziché percorrere la strada di fare un lavoro alla volta, cioè un istituto alla volta, possiamo pensare, con gli spazi che stiamo creando, di farne due alla volta. Quindi noi abbiamo accelerato un processo di ricostruzione, mantenendo, diciamo, comunque la continuità didattica, per ridare alla città scuole sicure. Quando anche lei ha seguito in queste settimane i tanti cortei, come si è sentito? Allora, per i ragazzi ho avuto un grande rispetto, grande soddisfazione, perché questo ha mosso quel senso che c'è sempre stato nel mondo scolastico, no? Di protesta, di voglia di futuro, di voglia di riscatto anche magari da una classe adulta che non sempre rispecchia quelle che sono, diciamo, le prospettive di un giovane. Quindi loro giustamente hanno fatto una protesta. Spesso però ho visto nelle varie dichiarazioni, nei manifesti, negli slogan, che i ragazzi erano stati in qualche modo veicolati da un'informazione la cui fonte non era attendibile, quindi con frasi e slogan che nulla avevano a che fare con il vero, frasi e slogan che si comprende che sono manipolati politicamente, e su questo dobbiamo stare attenti per il futuro a dover dare ai ragazzi le giuste informazioni. Tipo, cioè, provincia basta chiacchiere, sì, uno di questi? Basta chiacchiere, nel senso, è una frase che significa poco. Prima cosa bisogna capire quali sono le chiacchiere che contestano, e soprattutto vorrei ricordare loro che noi siamo l'unico ad oggi, a un mese, siamo l'unico ente attivo per la risoluzione di questo problema. Non esiste nessun altro che ha contribuito alla risoluzione, anzi qualunque altro ente non ci ha favorito nelle scelte. Noi abbiamo lavorato per cercare una soluzione in centro, nessun altro ente ci ha aiutato a trovarla e tutti ci hanno dato soluzioni lontane da questa ma realtà. Ma tutti questi enti, però citiamoli, Presidente, la Regione? Allora, innanzitutto, come ribadito facciamo più volte, degli esempi. Certo, se avessimo avuto, come chiesto un anno e mezzo fa,
l'area della palestra Mazzini in parte e la casa dello sport, avremmo già avviato i lavori, magari sarebbero in fase risolutiva e sarebbero stati degli spazi alternativi a meno di 100 metri di distanza. Abbiamo chiesto ad esempio al comune lo spazio dell'ex stadio comunale, che è una come zona. Come è andata a finire? Il comune ha detto che è indisponibile perché è una zona che pare sia oggetto di un finanziamento non meglio precisato, ma questo non sta a noi deciderlo, ma l'abbiamo chiesto per dare a 250 metri di distanza un'area dove sarebbe possibile collocare tutti e 1300 gli alunni, più il convitto, più tanti spazi che sono utili a questa città. Quindi le nostre richieste erano finalizzate ad avere una soluzione alternativa al Delfico, quindi non sostitutiva, alternativa al Delfico, senza danneggiare socialmente e economicamente il centro città. Però il sindaco di Teramo noi l'abbiamo vista sempre al suo fianco in queste settimane, anche quando i suoi tecnici incaricati esterni della provincia, tra cui lo ricordiamo il dottor Ceri, il dottor Braga, insomma l'ex sottosegretario di Stato, sono stati qui a fare il sopralluogo, c'era anche il sindaco D'Alberto. Poi com'è? L'ex stadio non si può concedere? Allora, che sia venuto qui per cercare di comprendere la situazione statica del Delfico è sicuramente un vantaggio. Lui si è attivato. Però la scuola è vostra, è della provincia. Sì, la scuola è della provincia di Teramo. Lui si è attivato, ma questa è una fase, quella della relazione per il dissequestro, che non è sostitutiva all'altra scuola. È la prima fase che noi abbiamo percorso, tant'è che il primo ricorso in Cassazione è stato presentato più di 10 giorni fa. Quindi noi non siamo quelli che non vogliamo il Delfico, anzi, al di là di quello che è stato detto sui giornali anche in questi giorni, la provincia si è attivata subito per fare il ricorso. Quindi queste due fasi, quella del ricorso in Cassazione e verso il PM, benché tutti sfoggiano questa volontà di ottenere il Delfico, la provincia l'ha già percorsa. Noi siamo già nella fase B, in quella successiva, perché questa prima fase per noi è già superata, perché il Delfico deve tornare al Delfico e alla città, ma non possiamo pensare che se questo non vada a buon fine, noi praticamente siamo senza una sede alternativa. E su questo abbiamo chiesto aiuto a tutte le istituzioni e nessuna istituzione ci ha risposto contribuendo con i loro spazi per risolvere il problema della centralità di questo istituto. Che ha risposto in seconda battuta, lo diciamo per dovere di cronaca, positivamente è stato il prefetto con il consorzio agrario? Ma diciamo che Lei l'ha sollecitato particolarmente, allora, rispetto a questa disponibilità. I miei modi sono noti, solleciti no, a niente, lei, nel senso che non è che vado. Non le mando a dire. Ecco, sì. Ma la scelta non è dettata da una volontà preferenziale mia. La scelta è stata fatta pianificando tutti gli interventi possibili. Cioè io e tutti i dirigenti della provincia, tutti i funzionari, gli esperti, i tecnici, abbiamo preso la piantina sia catastale che satellitare di questa città e abbiamo guardato ogni singolo spazio o edificio che potesse essere alternativo nel volume, non nella sua storia, al Delfico, certo, chiedendo a tutti le disponibilità. Tra questi istituti, tra questi edifici, tra questi spazi c'era e c'è quello dell'ex consorzio agrario e immediatamente mi sono rivolto al prefetto per arrestare, diciamo, quella il procedura trasloco. Esatto, che era di trasloco e darlo in disponibilità della provincia. Non possiamo pensare in un'emergenza del genere che qualcuno possa esimersi dalla volontà di mettere a disposizione i propri spazi. Anzi, abbiamo ritenuto che questo potesse accadere in maniera quasi automatica. Ci invece lascia perplesso quanto molti di quelle, diciamo, di quelle istituti, di quelle aziende, di quei privati, di quelle persone che di fatto potevano contribuire, in realtà non l'hanno fatta. Ecco, cito, magari abbiamo qui accanto a noi la stessa ASP con Regina Margherita, un edificio che praticamente è adiacente
e prospiciente rispetto al Delfico e poteva essere un edificio preso in considerazione. Noi abbiamo scritto a tutti una lettera chiedendo spazi, nessuno ci ha risposto. Comprendiamo bene che l'ASP ha altre finalità, ma con un'emergenza del genere, avendo questo spazio che praticamente vediamo qui, poteva essere una grande soluzione anche provvisoria. Che altro non le ha risposto, Presidente? Nessuno, se non diciamo telefonicamente il direttore della ASL, che ringrazio, per un'area che di fatto non era idonea, che era adiacente al cimitero di Cartecchio e quindi l'abbiamo ritenuta non idonea per una scuola. Comprendiamo poi che la scuola deve avere il suo decoro. Determinate anche caratteristiche. Certo, lo spazio e il luogo oramai è il terzo educatore degli alunni, dei nostri giovani. Indagine che voi avete fatto per intervenuta super emergenza, Presidente, le ha fatto percepire la quantità di spazi inutilizzati che una città come Teramo capoluogo vanta sul suo territorio? Allora, in realtà questo posso permettere, diciamo, la mia analisi personale, non ci sono grandi spazi disponibili, ma da questa analisi si evince che la città si è evoluta nel tempo in maniera disordinata, cioè senza avere una pianificazione precisa. Abbiamo magari il campo al centro città e pensiamo di fare la scuola in periferia o viceversa, cioè non c'è in realtà una pianificazione urbanistica chiara e bisogna pensarla in maniera organica, soprattutto con persone che poi ne hanno le qualifiche e l'esperienza, per cercare di riorganizzare e proiettarla verso un'altra dimensione, che non è più quella localistica di una città provinciale, ma se vogliamo avere quel salto di qualità anche per riqualificare, ma nel vero senso della parola, delle zone che oggi sono poco qualificate, questo è il momento opportuno, cioè saper decidere con coraggio e con forza dove fare cosa e dove delocalizzare altre attività che storicamente sono in centro storico. Faccio un esempio su tutti: una volta la ex Villeroi era una zona industriale che oggi sta in centro città, bisogna pensare come dove riqualificare quelle zone. Quelle aree come altre sono state oggetto della nostra analisi, ma noi oggi ci occupiamo di scuole. Siamo reduci da un periodo storico di mancata visione? Sicuramente sì, questo l'ho detto già in altri interventi con le dirigenti scolastiche, con i genitori. Anche la stessa ordinanza fatta dal commissario non tiene conto della situazione delle scuole. Cioè non è possibile pensare di fare un'ordinanza dove si chiede a sindaci, presidente della provincia, di rifare tutte le scuole in un attimo. Si capisce che non è possibile. Noi parliamo dell'ordinanza 31, del 31 dicembre 2021, esatto. In cui c'è riepilogato anche il monte economico messo a disposizione, si parla di mezzo miliardo di euro per tutto il centro del cratere sismico, c'è tanti finanziamenti. Poi in realtà le armi in mano agli enti quali sono? Allora, capite la situazione di un sindaco che in qualche modo deve iniziare a rifare tutte le scuole. Possiamo partire dal piccolo comune al più grande comune. Il piccolo comune deve comunque trovare una sede alternativa che spesso non c'è. Immaginate un grande comune o la provincia che deve rifare 11-12 edifici con 5-6-8 mila alunni in 3 anni. Questo è impossibile. Il legislatore e il commissario avrebbero dovuto in qualche modo organizzare questi interventi dando più ampia scelta agli amministratori. Cioè, paradossalmente, la provincia avrebbe potuto prendere questi soldi e farci un nuovo polo, quindi sostitutivo di 2, 3, 4 scuole, spostare quelle scuole e poi ricostruire o adeguare o riparare le scuole che hanno un pregio, un valore storico. Il Delfico è un esempio, ma il Milli è un altro esempio. Queste scuole devono rimanere in città, ma non possono essere fatte contemporaneamente tutte insieme, perché sono scuole che hanno un altro e un altro. La programmazione è anche nelle scale di priorità degli interventi compete all'ente proprietario, sì, quindi al comune o provincia che sia. Quindi è l'ente proprietario deve scegliere da quale scuola partire, immagino a seconda della gravità della situazione, gravità tra virgolette, perché qui
forse è caso di chiarirlo, Presidente, non abbiamo scuole che rischiano di crollare domani. Allora, se ci fossero scuole, innanzitutto chiariamo che tutte le scuole sono state oggetto di sopralluogo da parte di tecnici incaricati, i quali hanno decretato non solo l'indice, ma anche la possibilità di crollo. Cioè, se un tecnico ravvede la possibilità di crollo di una scuola, la rende inagibile, poi viene messa l'ordinanza di inagibilità. Con determinati tipi di inagibilità. Esatto. Ed era successo al Delfico, Presidente, lo vogliamo ricordare. Qui furono fatti, quando lei non era ancora Presidente, certo, degli interventi. C'è stato un intervento di tenuta della facciata che dopo il terremoto del 2016 rischiava, no, di ribaltarsi, ed è stato fatto un intervento. Sì, sono stati fatti degli interventi, tra l'altro anche visibili sia sul tetto che sulla facciata, perché c'era la possibilità di ribaltamento di questa facciata. Gli interventi che sono di tipo intervento locale, cioè non vanno a migliorare di riparazione locale del danno, diciamo, la resistenza globale dell'edificio, sono stati comunque eseguiti. Ma lei, quando guarda questo Delfico, da tecnico del settore, adesso non è più Camillo D'Angelo Presidente della Provincia, cioè ci dica, lo guarda, lei ci ha anche insegnato dentro, che diciamo di questo Delfico, come è messo? Solo il fatto che dei tecnici che hanno fatto autonomamente e indipendentemente dei sopralluoghi con analisi documentali hanno decretato, diciamo, responsi diversi, fa comprendere che non è possibile dire e sostenere se una scuola può resistere o no. E quindi che ce lo può dire? Quello che stiamo facendo adesso sono analisi strumentali, oggettive, non per questo c'è una campagna di indagini che deve essere fatta prima di ogni progetto, per avere la fotografia, chiamiamola così, della struttura, quindi delle condizioni della struttura, e quindi calcolare qual è il suo grado di vulnerabilità per poi fare tutto un altro progetto. Quindi è chiaro che noi oggi non ci siamo limitati a un sopralluogo visivo che può essere fatto a occhio nudo, ma i tecnici stanno intervenendo con analisi strumentali. Non invasive. Non sono invasive, soprattutto non sono complete, cioè il loro livello di conoscenza non è dettagliato. Il livello di conoscenza è utile per rispondere a una delle due domande, cioè se c'è il pericolo del crollo da un punto di vista statico, cioè non sottoposto a sollecitazioni del sisma. Teoricamente queste sarebbero delle verifiche, Presidente, che si dovrebbero fare a questo punto in tutte le scuole, rifare in tutte le scuole, per stare tranquilli, perché poi abbiamo centinaia di famiglie che ogni giorno a Teramo si chiedono, ma mio figlio frequenta una scuola sicura? Allora, la prima verifica è quella che dà l'indice, quindi dà l'idea di resistenza, già fa comprendere a grandi linee di quanto quella scuola possa essere, diciamo, sicura o meno. È chiaro che quando l'indice non è inferiore allo 0,6, come noto, e questo accade in quasi tutti gli edifici, sì, infatti, perché costruiti in altra epoca costruttiva con altre, diciamo, norme che ne prevedevano la tecnica costruttiva, e quindi di fatto tutte risultano inferiori, tranne le ultime recenti che non esistono a Teramo. Quindi tutte le scuole saranno oggetto di miglioramento sismico, e questo sarà, è oggetto quindi di quel finanziamento. Come ha detto prima, partire da una scuola in base alle priorità del crollo, in parte perché così dovremmo dire che una scuola più probabilmente crolla rispetto a un'altra, così non è. Ecco, fatto, vogliamo questo, rifare l'esempio del liceo scientifico, sembra quasi che... che non ha avuto un danno dal sisma. No, sembra quasi che ci sono scuole che possono crollare in maniera più imminente rispetto a un'altra. No, non è così. Non è così assolutamente. Le scuole devono tutte necessariamente essere sottoposte a interventi che sono più o meno complessi, più o meno importanti a seconda del punto di partenza. Quindi a volte non si tiene conto solo di quello, come dicevo prima, noi siamo partiti l'anno scorso dal Delfico Montauti per una questione organizzativa e soprattutto per poter avere un cronoprogramma più completo e soprattutto meno, chiamiamolo dannoso, ma meno magari potesse destabilizzare meglio la parte economica di questa città. Quindi il Delfico Montauti sarebbe dovuto andare al Forti, e poi piano piano di conseguenza saremmo andati all'ITIS, all'Ipsia, facendo il primo blocco del polo e poi successivamente tutte le altre scuole. Questa è stata la nostra idea, perché la provincia di fatto non aveva bisogno di una scuola jolly. Per quello non abbiamo mai costruito una scuola jolly. Adesso invece ha bisogno di una scuola jolly, perché la nostra scuola jolly in realtà è il Forti, che purtroppo per altri motivi è parzialmente occupata. Thank you.
Auti, quel famoso progetto, uno studio di fattibilità che prevedeva la demolizione, in realtà è cambiato, non potrà essere così perché costerebbe troppo, è sì, vero? È cambiato, queste sono scelte tecniche. Si predilige, quasi al doppio, si da predilige, 5 milioni a 9 milioni. Esatto, quando possibile la demolizione e ricostruzione, sia a volte per economicità, ma soprattutto intervenire su un edificio esistente spesso non dà i risultati sperati. O meglio, fare un edificio nuovo sicuramente garantisce tutte le performance dal punto di vista di resistenza sismica, ma soprattutto anche di performance energetiche e qualità degli impianti, organizzazione degli spazi, gestione di tutta quell'area che è di una pertinenza scolastica fatta a tavolino su carta, quindi permette di dare una scuola che sia all'altezza e consona con i tempi. Quindi non sarà abbattuto? Beh, adesso no. Allora andiamo al forte? Sì. Andiamo. No, comunque lei sul Delfico, Presidente, ce l'ha detto, i lavori l'avrebbe comunque fatti partire, ora non sarebbe stato magari no, tra allora, pochi mesi. Il nostro programma sarebbe stato Delfico Montauti, Polo Alessandrini, diviso in due lotti, e poi Delfico e Mildi. Quindi questo era il cronoprogramma. Okay. Quindi fatto il Delfico avremmo fatto parte del Polo e quindi di conseguenza liceo classico Delfico e Mil. Oggi cosa è successo? È sopraggiunto questo decreto di sequestro, quindi il cronoprogramma viene variato. Facciamo Delfico Montauti perché rimane comunque in piedi il progetto, liceo Delfico e poi passiamo al Polo Alessandrini, quindi abbiamo invertito le perfetto due scuole. Quindi però torniamo sull'ex stadio comunale, l'area dell'ex stadio sembrava essere quella privilegiata. Allora, ma lei l'ha chiesta formalmente? Allora, facendo un'analisi dall'alto, noi abbiamo visto che l'unica area disponibile in prossimità del Delfico era ed è l'ex stadio comunale. Avrebbe garantito continuità socio-economica al centro, non avrebbe modificato troppo anche l'assetto del trasporto urbano, cosa non secondaria, e soprattutto è un'area che può ospitare per dimensione tutte le classi, tutti gli istituti che oggi stanno al liceo Delfico. Quindi cioè, tutte non ci sarebbe stata classi una delocalizzazione con ragazzi sparsi a macchia di leopardo in giro per terra? Esattamente, avrebbe evitato la delocalizzazione distribuita sulla città, cioè parcheggio San Gabriele, uscita Teramo Est, Gammarana. E le è stato detto no? Allora, dal comune verbalmente? Abbiamo ricevuto, dopo aver mandato le richieste informali al comune, su questa informalmente ci è stato detto no. Siccome noi continuiamo a sostenere questa ipotesi, abbiamo trasmesso ufficialmente al comune una richiesta di permesso a costruire per i moduli che non sono, in realtà abbiamo cambiato questa fattispecie, non parliamo più di moduli provvisori, ma è una nuova cittadella della cultura. Abbiamo per fortuna individuato una soluzione tecnica e ingegneristica di totale avanguardia che possa garantire all'interno di questa area una soluzione mai vista prima, con performance sismiche inedite, soprattutto energetiche, ma gestione degli spazi degni di una nuova scuola. Quindi quanto costerebbe questo? Allora, il costo è leggermente più elevato di quello ordinario, dell'ordine del 15% in più, comunque cioè rientra intorno a 1950 euro per metro quadrato. Avrebbe garantito quindi la permanenza di tutte e 68 le classi, ma soprattutto spazi asserviti alla scuola, che non sono solo aule, ma laboratori, aule attrezzate per fare attività sportive, e tutte quelle zone che servono ai dirigenti scolastici e al personale per gli uffici. Quindi noi in un unico sito a 200 metri dal liceo Delfico avremmo ricreato il liceo Delfico. Lei vuole per iscritto il no del comune, quindi certo. Adesso. Siamo all'interno del Forti, in una scuola in cui avete dovuto far partire immediatamente sì i famosi lavori in somma urgenza. Innanzitutto, quanto vi stanno costando questi lavori in somma urgenza? Allora, noi non avendo all'inizio, nelle prime ore del giovedì, dove c'è stato il sequestro,
tre ore dopo abbiamo fatto un piccolo briefing tra gli uffici per capire dove e in quale scuola era possibile ricavare spazi aggiuntivi. Immediatamente alla mente ci è arrivato il Forti e il Pascal, abbiamo interessato subito l'impresa che la sera stessa si è resa disponibile e sono iniziati questi lavori. Dico, quanto le stanno costando tutti questi sono lavori? Sono costati circa 1.250.000 euro per ricavare 27 classi in più. E come li copriamo questi costi, Presidente? Sono costi che sono stati coperti nella dichiarazione di somma urgenza dalla delibera del Presidente della provincia, ma che chiederemo possano rientrare all'interno del 10% dell'ordinanza 31, che sono somme che il commissario ha messo a disposizione per sopperire a queste scuole interventi provvisori. Anche a distanza di 8 anni dal sisma? Sì, di fatto l'ordinanza 31 è una scadenza. Non solo l'avrebbe ad oggi non definita, però diventa operativa dal 2023. Quindi questa è la data nella quale diventa operativa, quindi da quella data abbiamo di fatto formalmente avviato le opere di ricostruzione. Stiamo rinnovando chiaramente tutti i bagni, le aule, facendo divisori e cercando di riportare nella disponibilità delle dirigenti scolastiche aree che prima non erano utilizzabili. Quanti ragazzi dovranno essere ospitati qui? Allora, qui parliamo intorno ai 550 ragazzi, sono diciamo ragazzi di un istituto, quelli del classico che verranno praticamente totalmente qui, ad eccezione poi del biennio dello scientifico che andranno in un'altra zona insieme al coreutico. Dove andranno? Andranno nell'ex consorzio agrario. Quest'altra soluzione è oggi in itinere perché stiamo cercando di formalizzare e concludere quell'iter con i Vigili del Fuoco che possa quindi darci il parere positivo da parte dei Vigili del Fuoco, poi eseguire delle opere all'interno che ci sono state prescritte ma riguardano sostanzialmente delle porte antincendio da posizionare. Perché lo vogliamo spiegare, Presidente, l'ex consorzio agrario, dovendo ospitare come da progetto gli uffici della prefettura, chiaramente andava adeguato ad uso scolastico, quindi esatto. La società ha dovuto fare una prova di carico di 400 kg. Ogni edificio ha, quando viene utilizzato, una classe d'uso in funzione di qual è l'utilizzo. La destinazione. Prima la destinazione era uffici, oggi viene cambiata, richiesta di essere comunque cambiata in scuole, quindi abbiamo dovuto fare le verifiche e l'indice di quell'edificio è 1, quindi di fatto un edificio a norma dal punto di vista statico per contenere una scuola, non erano state fatte, o meglio non so se erano state fatte le prove di carico che noi ne abbiamo richiesto la ripetizione, e il valore addirittura è di 450 km2, quindi diciamo al di sopra oltre quello che serve dalla norma. Vogliamo entrare in qualche aula già adibita, se c'è adeguata, Presidente? Adesso la distribuzione delle aule, queste erano già presenti, ci sono altre aule che sono state sistemate non sopra. Solo qui ma al Pascal, dove abbiamo ricavato, se non vado errato, 18-20 aule nel Pascal e qualcosa di meno al Forti. Questo Forti di fatto non è tutto utilizzabile perché in parte è occupato. Noi l'anno scorso, dovendo iniziare i lavori al Delfico Montaguti, quindi al liceo artistico, abbiamo chiesto al comune con diverse note e poi diciamo diffide, perché siamo arrivati alle diffide. Cioè voi avete proprio preso carta e penna, PEC, sì, anzi, sì, è scritto, carta e penna, sollecitando lo sgombero di questa zona. Sollecitato lo sgombero, ma non perché non volessimo collaborare con il comune, perché come detto il nostro cronoprogramma doveva prendere forma e iniziare i lavori. Avevate urgenza, insomma, quindi di recuperare gli spazi. Avevamo urgenza di tornare nella disponibilità di questo spazio, che è uno spazio della provincia,
per trasferire gli alunni del Delfico Montauti al Forti e quindi iniziare i lavori su quella scuola. Nonostante, diciamo, le numerose diffide e l'anno di ritardo, il comune si impegna a settembre di quest'anno a liberarcelo a giugno 2025. Quindi a settembre 2024 si è impegnato a liberarlo a giugno 2025. Quindi che cosa significa questo? Che noi avremmo iniziato i nostri lavori dal giugno 2025 in un cronoprogramma ordinario. Però, che però è stato chiaramente stracciato da quello che è successo. Non sappiamo ancora se questo accadrà, perché qualora dovesse accadere, cioè che il comune possa liberarci questo spazio nel giugno 2025, noi già avremmo risolto tantissimi problemi delle scuole provinciali e quindi di fatto iniziare secondo il cronoprogramma stabilito. Quante aule occupa? Questa è una delle aule, sì, che sta in corso di riparazione. Sera. È una delle aule in corso di riparazione, quindi stiamo praticamente ora adibendo quest'aula, che prima non lo era come aula, comprendete bene che sarà poi in funzione di quelli che sono gli spazi di esigenze assegnata in base ai dirigenti al laboratorio ad aula, certo. Quindi abbiamo di fatto perché solo sì, poi bisogna fare i conti anche con le finestre, con le finestre, spazi, certo, non tutte le aule sono, possono essere idonee per la didattica, però diciamo, possono essere quotidiana. Spazi accessori, cioè archivi ed altre funzioni che la scuola normalmente ha. Ricordiamo, la scuola non ha solo classi, ha tanti spazi che sono asserviti all'attività didattica. Quindi qui abbiamo ad esempio una palestra, che comunque è uno degli elementi funzionali e fondamentali di una scuola oggi, e che non dovrebbe mai mancare. Assolutamente. A servizio di una comunità studentesca, e a volte succede, Presidente, anche nelle sue scuole. Succede, manca qualche palestra. È il motivo per il quale era partito quel grande progetto della palestra Mazzini. L'area della Mazzini, oggi inutilizzabile, è stato oggetto di un mutuo dalla provincia di Teramo, con richiesta fatta nel febbraio 2023 alla Regione per realizzare due campi, uno esterno e uno al coperto, a servizio non solo del classico, ma del Milli e di tutte le scuole viciniore che potessero comunque fare uso di quello spazio. Quindi la palestra, come tutti gli altri spazi, sono spazi fondamentali per l'attività didattica. Quando finiranno i lavori in urgenza sul Forte? Il 4 novembre l'impresa uscirà da questa scuola, da questo istituto e dal Pascal, e la settimana che va dal 4 al 10 a sera, quindi tutti i giorni, come stiamo lavorando da quel famoso giovedì di sera, tutti i giorni e tutte le ore del giorno continuamente, ci preoccuperemo di pulire tutti gli spazi, allestire la scuola con i banchi, le sedie e tutto quanto necessario, e l'11 mattina per noi è il giorno in cui si tornerà a scuola la mattina, con l'unico grande punto interrogativo, che è quello di avere prima possibile il parere dei Vigili del Fuoco per quel consorzio, perché più tardi arriva il parere, meno tempo abbiamo di fare quelle lavorazioni. Qualora non arrivasse, Presidente, che succede? Questo, diciamo, è una ipotesi che non abbiamo perlomeno nella nostra mente contemplato, ma di fatto credo, un però. Piano B ce l'abbiamo. Appunto, perché qual è il nostro B? Piano B è quello di, qualora non dovesse essere idoneo, di ricavare delle classi che stanno al Milli, in parte alla Zippilli, al Comi e all'ex Croce Rossa. Quindi abbiamo una maggiore distribuzione. Quindi significherebbe dividere i ragazzi del biennio. Pagliare ulteriormente i ragazzi del biennio, che sarebbe più. Un dramma anche nella gestione degli orari per i dirigenti. Quindi avere un unico edificio, un'unica zona della città, tra l'altro anche molto prossima al liceo Delfico, sarebbe la soluzione migliore. È chiaro che se non dovesse arrivare quella risposta dei Vigili del Fuoco, il piano B ce l'abbiamo, è un piano B che comunque grava sulla attività didattica, sulla bontà della didattica dei ragazzi, che noi di fatto non vogliamo voler percorrere, non perché non siamo pronti, lo siamo, ma vorremmo evitarlo. We'll be right back.
Pascal sul piano in cui, anche quando lei ha insegnato, non era accessibile. Era un piano chiuso, questo è un piano dove, che è oggetto dei lavori di sommergenza per ricavare degli spazi e risolvere quei problemi che la rendevano inagibile. Quindi, a differenza delle altre scuole nelle quali si parla di indice di vulnerabilità, qui si parlava di inagibilità. Quindi con questi interventi stiamo rimuovendo gli elementi che erano oggetto di inagibilità. Quindi restituendo alla collettività degli spazi dove domani ci saranno le attività didattiche, e per domani intendiamo l'11 novembre. Come vediamo, i lavori ormai volgono al termine, e comprendete la dimensione dei lavori su degli spazi così grandi e così imponenti, non solo di carattere ordinario ma anche straordinario, perché alcune pareti, impianti sono praticamente tutti quanti rinnovati e saranno degni di poter accogliere delle aule. Possiamo dire, Presidente, che insomma la provincia su queste scuole da adibire in fretta e furia per i ragazzi orfani del Delfico per adesso non sta dando una mano di vernice? No, assolutamente no, questa non è una mano di vernice, non è un lavoro superficiale, ma un lavoro importante, pensato in pochissimo tempo, ma pensato, modificato anche durante il corso d'opera, perché alcune modifiche anche in funzione delle richieste fatte dalle dirigenti sono state comunque adeguate agli spazi che loro ci hanno richiesto, conoscendo precisamente quante aule e quanti alunni per aula noi avremmo dovuto avere a disposizione. Quindi questa è il risultato di un'attività congiunta con i tecnici della provincia, che ringrazio, i dirigenti, e la disponibilità di tutti quelli che si sono messi a servizio. Magari c'è una parte politica che continua ad attaccarla. Lei come risponde a queste relazioni? Vabbè, come tutte le azioni politiche, ci sono coppie di fatto che esistono, si creano e poi si palesano facendo outing alla collettività. Sappiamo che esistono e ne conosciamo le competenze, che sono praticamente assenti, perché non conoscono i fatti e soprattutto sfruttano, come hanno sempre fatto, i fatti facendoli sembrare una loro iniziativa, o denigrano gli altri quando non gli sono convenienti. Questo è il caso di specie, nel quale hanno fatto illazioni circa il fatto che la provincia non ha avviato questo ricorso per avere il Delfico, che è falso. L'abbiamo fatto quindi, come detto, in entrambi le sedi opportune, Cassazione e al PM. Hanno fatto illazioni circa i lavori di eseguire, falso, perché come vedete dal 3 ottobre ad oggi fino al 4 novembre i lavori sono in corso. Falso anche il fatto che non abbiamo attivato tutte quelle soluzioni alternative al Delfico, ma non solo al Delfico, nel breve tempo possibile. Tant'è che abbiamo presentato i permessi a costruire per fare una scuola non più MUSPS, ma del tutto innovativa. E credo che dovrà rimanere quindi nella vostra ottica. Esatto, inedita per il Centro nella Italia. Nella prospettiva. Oggi sarà scuola, domani saranno spazi comunque a servizio della città, quindi abbiamo di fatto creato un nuovo modello di attività didattica e di visione di questa città di Teramo. Quanti personalismi in percentuale da 1 a 100 ha notato sulla vicenda del Delfico, dal suo osservatorio privilegiato di Via Milli? Ma come spesso accade, tutti si vogliono fregiare di meriti durante queste vicende, come accade in tutte le catastrofi, in tutte purtroppo gli eventi che sono di fatto imprevisti e imprevedibili. Quello che ci saremmo aspettati di fatto come provincia è una maggiore collaborazione, non uno sciacallaggio delle notizie, perché l'unico attore, operatore, ripeto, è la provincia di Teramo. Tutti gli altri si sono affacciati come meteore in qualche appuntamento, dando soprattutto notizie false e tendenziose che non corrispondono alla realtà dei fatti, e soprattutto spesso hanno confuso le famiglie, gli insegnanti e tutti coloro che hanno osservato questa vicenda, mettendo l'impasto delle soluzioni non percorribili, non solo tecnicamente ma neanche amministrativamente. Questa è una conclusa, purtroppo non abbiamo la corrente perché ancora non attivano l'allaccio elettrico, però è una conclusa dove i lavori sono ultimati, quindi questo è lo stato nel quale torneranno gli alunni dall'11 novembre.
Presidente, ha parlato nel nostro viaggio anche di una forma di distanza, oltre che di strumentalizzazione, percepita da organi sovraprovinciali, in particolare dalla Regione. In che senso? La Regione, come è noto a tutti, è l'ente che dispone delle maggiori risorse economiche proprie e di una finanza propria. Quindi di fronte a un'emergenza del genere è chiaro che molte somme non possiamo chiederle dalla sera alla mattina, ma per un senso di vicinanza istituzionale non solo alla provincia, ma soprattutto ai convittori o agli alunni, potersi farsi carico di quei costi legati all'alloggio temporaneo sostitutivo al convitto sarebbe stato un grande gesto nobile e di qualità, ma soprattutto concreto, che li rendeva un'amministrazione veramente attenta ai problemi della città di Teramo e della regione Abruzzo. Abbiamo visto ad esempio in tanti casi come durante le campagne elettorali tanti politici sfilare durante le cerimonie e le manifestazioni, cosa che non è accaduta durante questa vicenda Delfico. Quindi nella sfortuna c'è stata la fortuna di non essere sotto campagna elettorale per evitare di vedere qualcuno davanti al Delfico. Esatto, se ci fosse stata la campagna elettorale avremmo visto centinaia di politici candidati sfilare sotto al Delfico e promettere centinaia di milioni di euro. Ma lei col presidente Marsiglio non ha mai affrontato il discorso di una scuola sotto sequestro? Non mi ha mai neanche fatto una telefonata, anzi ho visto dichiarazioni circa la volontà mia di non spendere queste somme. Chiaramente lui non conosce la realtà delle cose, non conosce questo territorio, mi viene da dire, perché non sa che questo affidamento ce l'ha un altro ente, che non siamo noi. Quindi di fatto noi stiamo gestendo un'emergenza, pensiamo in un modo che può essere comunque risolutivo nel breve termine, ma soprattutto stiamo cercando di dare continuità, non solo agli alunni, l'abbiamo già detto, ma ai convittori. È un convitto nazionale, ci sono ragazzi che vivono in questa città, che vengono da tante altre regioni. Parliamo più di 50 ragazzi. Più di 50 ragazzi che fanno anche tante altre attività. Che ora sono al Gran Sasso. Esatto, sono ospitate in una struttura i cui costi non sono di certo di poco conto, soprattutto quando diventano continui e soprattutto quando la soluzione appare ad oggi non essere troppo chiara. Motivo per il quale una delle priorità è stata la sistemazione dei convittori. Chi pagherà il Gran Sasso intanto, per questi convittori? Oltre al convitto che già ne paga una quota, la provincia e il comune si sono fatti carico, adesso stiamo cercando di formalizzare questa convenzione tra provincia e comune, questi due enti si sono fatti carico di questi costi che ammontano circa a 89.000 euro al mese. È chiaro che prima troviamo una soluzione alternativa e prima possiamo evitare questa spesa, che non può essere certamente arrestata e fermata, perché nel momento in cui noi andiamo a sospendere l'alloggio ai convittori, questi andranno via da questa città, con una conseguente ricaduta negativa per il convitto, per l'immagine di Teramo, per l'immagine di questo istituto, che non ci possiamo permettere, soprattutto quando una città è in difficoltà a causa del terremoto, abbiamo avuto emergenze continue, terremoto, poi Covid, e quindi ancora non torniamo in un regime tale da poter garantire una permanenza a chi ha scelto di stare in questa città e chi ha scelto di viverla, che questo è il grande argomento, cioè creare le condizioni tali per poterla vivere in una maniera serena. Sono passati 3 autobus di Tua nel frattempo, Presidente, il problema trasporti è un altro problema che chiama in causa la Regione Abruzzo. Sì, noi abbiamo fatto 3 incontri con la Tua e tutti coloro che hanno gli operatori del servizio, trasporto. Esatto, gli operatori privati del servizio trasporto, sia per coordinare gli orari, evitare ritardi, sia l'arrivo che la partenza dei ragazzi, soprattutto nelle 3 settimane dell'orario pomeridiano, e questo è stato un grande problema. Secondo, ci saranno maggior costi per chi magari prima, stando in centro, non doveva prendere il tram o l'autobus. E ora dovrà fare un abbonamento. Esatto, per adesso esempio. Proprio in queste ore è terminata un'altra riunione nella quale stiamo coordinando tutti coloro che gestiscono i trasporti. In queste ore qualcuno già paventa maggior costi, compreso la Tua. Avremmo l'auspicio che la Regione si facesse carico di questo maggior onere e non sia di nuovo da sola la provincia a doverlo sostenere. Entriamo al consorzio, Presidente? Sì. Apriamo, Presidente, ex consorzio agrario dove certificato dei vigili del fuoco permettendo, come ci diceva
Dovrebbe arrivare il biennio. Sì, dove dovrebbe arrivare il biennio. In questo edificio ci sono tre piani sui quali poter svolgere le attività didattiche. Un tempo chiaramente è stato adibito, prima nel momento in cui è stato pensato e progettato dal proprietario come uffici, quindi dovremo necessariamente fare degli interventi, interventi che di fatto non sono invasivi, ma gli spazi sono più che, diciamo, idonei per ospitare delle classi. Ospitare delle classi. In totale, nei vari tre piani dell'edificio, abbiamo ipotizzato di ospitare 18 classi più vari spazi accessori per fare danza per il coreutico, e questo riteniamo possa essere nel brevissimo termine un'alternativa alla soluzione poi della scuola. Però ha anche detto che c'è sempre piano B, qualora sì, non dovesse... Qualora dovesse arrivare, certo, non possiamo rimanere senza piano B in nessun caso. Qua c'è la stanza per il coreutico. Una delle stanze dove il coreutico poi svolgerà la danza, possiamo dire, no? Dove potrebbe svolgere danza il coreutico. Sì, questa è una delle stanze dove il coreutico può svolgere attività che non è solo quella didattica, ma danza e tutte le attività comunque disciplinate da quella scuola. È un'altra grande, come altre ce ne sono in questa struttura, che ricordo avere un indice di vulnerabilità pari a 1, con carichi sui solai di oltre 400 kg metro quadrato, quindi si presta ad essere a tutti gli effetti un edificio idoneo a ospitare una scuola. Presidente, quindi in sintesi, ricapitolando, di fatto zero contributo economico da enti sovraprovinciali, quindi principalmente dalla regione, c'è stata una richiesta di alla Protezione Civile di istituire lo stato d'emergenza. Questo dovrebbe comportare una forma di sostegno economico a quelle che sono le attività a cui state facendo fronte. Ci ha parlato del Gran Sasso per ospitare e far alloggiare ragazzi del convitto, abbiamo parlato del trasporto, ma com'è possibile, se ci sono tanti soldi a disposizione ma sembrano non arrivare mai per gli studenti? Come ogni amministrazione fa scelte che sono politiche e amministrative. Di fatto la Regione sceglie di elargire 24 milioni di euro a fine anno con la famigerata legge Mancia, dove elargisce contributi a proloco per manifestazioni varie di ogni tipo, da quelle del timballo ad altre cose che non meglio identificabili fino al Napoli Calcio. E quando invece si parla di scuole, di trasporto pubblico locale, come appena detto dall'assessore da una riunione fatta sui trasporti, che si arrangiasse la provincia e il comune. Quindi questo fa comprendere bene che questa regione e i suoi rappresentanti, soprattutto teramani, sono distanti da un'emergenza che è quella del Delfico. Neanche un piccolo contributo, che sarebbe infinitesimale rispetto a quelli elargiti, può essere destinato al trasporto. E voi cosa locale potete fare, Presidente? Cioè... Noi non abbiamo di certo lo stile di coloro che piangono e non risolvono. Quindi di fronte a questa emergenza, come abbiamo fatto fino ad oggi, ci siamo attivati con risorse che lo Stato aveva messo a disposizione con il sisma e in parte fondi propri della provincia, venendo meno ad altre emergenze come quelle della viabilità e della manutenzione per far fronte all'emergenza Delfico. Ci rendiamo conto in questa vicenda tutti quanti, Presidente, che chi sta pagando più di tutti resta il mondo degli studenti, il mondo delle famiglie, dei ragazzi che frequentavano il Delfico, per i quali resta un paradosso. Sì, il paradosso rimane, perché chi paga questo scontro, più che scontro, diciamo una ripicca istituzionale, sono le famiglie e i ragazzi. Il nostro approccio è stato quello della chiarezza, un approccio fatto diretto con le famiglie e con gli studenti, che potesse dare loro risposte immediate. Nella solitudine nella quale è stata lasciata la provincia, purtroppo le risorse ci danno le disponibilità che abbiamo presentato. Se avessimo avuto maggiore collaborazione, probabilmente anche le risposte sarebbero state più efficaci, ma di fatto non ci arrendiamo di fronte al fatto che noi in 4 settimane riporteremo i ragazzi a scuola, in qualche mese daremo una sede alternativa al Delfico. E dove, questo lo stiamo dicendo, dipende da quanto le altre istituzioni collaborano con la provincia. Di fatto noi abbiamo messo in campo tutto quanto era a nostra disposizione, fino a fare gli stessi moduli anche davanti allo stesso edificio. Quindi le famiglie teramane e gli studenti teramani del Delfico
devono avere a questo punto più fiducia o più pazienza? Le famiglie e gli studenti devono avere fiducia nella provincia di Teramo e nella sua istituzione, perché sta operando senza sosta nella risoluzione di questo problema, e la pazienza necessaria affinché troviamo la strada, come già condivisa, per dare loro la piena dignità di sedi che possono essere chiamate scuola. Fiducia anche nella magistratura da parte sua. Di recente la polizia giudiziaria è tornata a fare nuove acquisizioni a seguito di un esposto presentato dal professor Serpentini al professor Befacchia, che si erano incatenati davanti al Delfico. È un modo per continuare a fare luce sulle condizioni, sullo stato di salute degli edifici scolastici? Lei come la vede? Io ho piena fiducia nella magistratura e sono convinto che quegli atti hanno un fondamento, tali che hanno portato all'esito che conosciamo. Probabilmente le istituzioni, che purtroppo spesso sono incatenate dalla burocrazia e dalle norme che le governano, non hanno dato le risposte nei tempi necessari. Cioè, se queste norme avessero dato agli amministratori maggiore disponibilità, maggiore semplicità nell'esecuzione, probabilmente oggi non staremmo a parlare di problema Delfico e di scuole non sicure. E quindi la magistratura, che di fatto applica le norme dello Stato, non può far altro che prendere atto che queste norme, seppur di difficile applicazione, spesso vengono disattese. Quindi deve essere una riflessione per chi è politico di più ampio, di più alto livello rispetto alla provincia, quindi maggiormente legislatore nazionale e quello regionale, affinché possano essere promulgate e quindi varate norme che poi trovano semplice applicabilità sul territorio. Al centro della sua attività quotidiana in questo mese ci sono stati sempre ragazzi del Delfico. Sì, sono stati loro, soprattutto c'è stata un'attività continua per fare chiarezza sul Delfico, sull'accaduto sul Delfico, per dire loro la verità su quello che ha portato, sulla vicenda che ha portato al sequestro di questa struttura, per fare di tutto per avere nella disponibilità piena questa struttura, per renderla sicura oggi, se lo è, e domani con i lavori. Quindi nel nostro operato noi vogliamo che i ragazzi siano al centro della nostra attività amministrativa, che sia questa oggi con il dissequestro, domani con il lavoro al Delfico e durante con qualunque altro sito che possa essere degno della loro permanenza, perché il Delfico per la provincia di Teramo sono i ragazzi che lo vivono. Il viaggio di Occhio on the road questa sera finisce qui. Il Delfico sono i ragazzi del Delfico, ci ha detto poco fa il presidente della provincia. Proprio per i ragazzi del Delfico si sta per avvicinare una data fondamentale, quella dell'11 novembre, quando finalmente torneranno sui banchi di scuola nelle ore del mattino, nelle ore diurne, ma per loro chiaramente non sarà come tornare a casa tra i corridoi e i banchi del loro amato Delfico. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, ci vediamo giovedì prossimo.